Ed eccoci qua di nuovo con Zeccaria Sitchin. La storia durerà molto più a lungo di quello che prevedevo io. Comunque, non credo che mancheranno molte puntate perché a un certo punto non è necessario spiegare tutti gli errori di Sitchin. Basta spiegare semplicemente i principali, quelli che tengono in piedi tutta la sua impalcatura. E allora, questa volta parleremo della castroneria più gigantesca di Sitchin, quella proprio più colossale, la cazzata delle cazzate. E per questo leggerò un brano del pianeta degli dei, come ho già fatto con altre puntate. Allora, lui spiega che, come dire, l'orbita di Nibiru si svolgerebbe in un periodo di 3600 anni. Perché 3600? Perché lui, vedendo la durata dei regni dei re mitici, delle origini della civiltà sumerica, vede che sono tutti, cioè i loro regni sono durati tutti per dei multipli di 3600. Già questo farebbe dire, ste trovate sui multipli dei numeri sono una scemenza perché ogni numero può essere. Cioè, beh, non ogni numero, ma molti numeri, soprattutto se sono grandi, possono essere il multiplo di molti altri numeri. Perché, cioè, 3600, vabbè, dice 8 per all'ulim, 8 per 3600 uguale 28.000. Sì, vabbè, però, cioè, può essere anche il multiplo di 1200, per esempio, no? Che è, appunto, 1200 per 3 fa 3600, oppure di 360, 360 per 10 fa 3600, oppure 36% per esempio, che fa sempre 3600, cioè un multiplo lo puoi, soprattutto con numeri sì, così interi, così netti, 3600, oppure 60 per 60. Perché infatti 60 per 60 fa 3600. Ora, voi dovete sapere che una delle cose che ci derivano dalla civiltà dei Sumeri sono appunto i gradi, cioè la divisione in gradi e poi la divisione in minuti, no? Vi siete mai chiesti perché ci sono 60 secondi in un minuto e 60 minuti in un'ora, che sono appunto 3600 secondi, no? Sono cose che ci derivano da loro perché il sistema sessuagesimale è particolarmente pratico, anche i gradi 3600, no? 3600 un giro completo. Sapete perché? Perché i sumeri si erano accorti appunto che ogni 360 giorni il cielo riprendeva la stessa identica posizione, faceva un cerchio completo. Avevano scoperto l'anno, appunto, cioè l'anno astronomico. Poi, vabbè, hanno scoperto che non erano esattamente 360, ma 365, e poi immagino che abbiano scoperto anche le 6 ore da aggiungerci. Ecco, ma sostanzialmente hanno 360. 360 è un multiplo di 12. Ora, noi abbiamo un sistema decimale, però sarebbe più conveniente che avessimo un sistema dodicesimale. E lì possiamo far partire qualche ipotesi paleoastronautica, no? Siccome i Nephilim avevano sei dita nelle mani e nei piedi, ora perché noi abbiamo un sistema decimale? Perché abbiamo 10 dita e noi abbiamo cominciato a contare sulle dita. I nostri antenati hanno cominciato a contare sulle dita. Se ne avessimo avuto 6 nella mano, avremmo invece il 12 come, cioè come numero base. Lo 0 arriverebbe al 12 e non al 10 come capita oggi. E questo sarebbe più pratico per noi, perché mentre il 10 può essere diviso solo per 5 e per 2,
Il 12 può essere diviso per 3, per 4, cioè per 2, per 3, per 4 e per 6. È più pratico, no? E probabilmente i sumeri se ne erano accorti. 15 è un multiplo, cioè 60 è un multiplo di 12, esattamente appunto 12 per 5, è quasi una combinazione fra sistema decimale e sessagesimale, dodicesimale, e quindi uno magari potrebbe ipotizzare che se i nefili ne sono esistiti. E dei Nefili parleremo altre volte al di fuori di Sitchin, perché non è solo lui che teorizza sui Nefili, abbiamo visto anche in modo sbagliato. Se sono veramente esistiti, magari possono aver influenzato il sistema numerico dei Sumeri con il loro sistema dodicesimale, perché chiaramente questi esseri, se erano dotati di una certa cultura, come narra la leggenda ebraica del libro di Enoch, allora avevano un sistema dodicesimale, perché fondato sul 12, perché avevano 12 dita nelle mani e 12 nei piedi. Allora, chiusa la parentesi riguardo il calcolo numerico, allora comunque lui decide che il pianeta Nibiru, per questo fatto, no? Perché trova nei numeri dei regni, negli anni dei regni, dei multipli di 3600, abbiamo visto che può essere un multiplo di molte altre cose. Ecco, allora lui decide che Nibiru ha un'orbita di 3600 anni. Perché? È perché lui, capite, lui è furbo, lui è molto furbo. Ha scoperto, no? Cioè dice, che ovviamente se questa gente aveva anni di 3600 anni, nostri, cioè, ovviamente lui dice, doveva avere anche una durata di vita adeguata al numero di anni, cioè lui, Zecharia Sitchin, si mette in testa, in pratica, che se noi viviamo in media 70, 80, nei casi più fortunati 100 anni, è perché il nostro organismo è regolato per adeguarsi al numero, cioè dipenderebbe dal numero di orbite che compiamo attorno al Sole. Quindi degli esseri umani che vivessero su un pianeta che ha un anno di 3600 anni nostri, vivrebbe 3600 volte di più, no? Ora, ovviamente, no, ma lo dice qui chiaramente. La lunghezza di quest'orbita è divenuta il metro di misurazione della vita sul nostro pianeta. Anche un tempo orbitale di durata inferiore, come quello della Luna, o il ciclo giorno-notte, è abbastanza impotente da influire praticamente su qualsiasi forma vivente della Terra. Noi viviamo un certo numero di anni perché il nostro orologio biologico è regolato per altrettante orbite terrestri attorno al Sole. E questo chi gliel'ha detto? Cioè, la nostra durata di vita è regolata non in base al numero di orbite che giriamo attorno, ma in base al nostro DNA. Cioè, ogni forma di vita sulla Terra ha una determinata durata di vita perché è il suo DNA che lo regola, a vivere un determinato tempo e poi interrompersi. Cioè, se noi andassimo a vivere, che so, su Marte, dove l'anno è 1,88 il nostro, non è che se vivo qui 100 anni, non credo, ma mettiamo, su Marte ne vivo 188. È assurdo. Cioè, questo è proprio delirare, scusate. Ma nessuno si è mai messo in testa una cosa del genere, che se noi andassimo a vivere su un pianeta con un anno più lungo, allora vivremmo di più. Eppure lui è convinto, perché ne parlerà anche nei libri seguenti, no? Che questa gente, siccome vive su un pianeta con un anno di 3600 anni terrestri, allora vive 3600 anni di più, e quindi con questo lui spiegherebbe la presunta immortalità dei cosiddetti Anunnaki, no? Cioè, che vivrebbero in realtà molto a lungo,
così a lungo da essere quasi eterni. Poi lui non si accorge della contraddizione insita nella sua teoria, perché se questa gente, cioè se veramente Nibiru ha un ciclo vitale che è 3600 anni più volte, cioè 3600 volte più lento, cosa succederebbe? Che su questo pianeta saremmo ancora ai microbi, cioè non si sarebbe sviluppato ancora un bel niente, perché avrebbe un ciclo evolutivo lentissimo. Ci vorrebbero 3600 miliardi di anni per riuscire a ottenere qualcosa di più di un microbo, e forse anche di più, insomma. Cioè è assurdo, è tutta un'enorme montatura di castronerie. Ma non è necessario avere una grande cultura. Voi vedete che con puttanate di questo tipo basta semplicemente avere una cultura scientifica medio-bassa. Cioè, io ho la maturità scientifica, non sono uno scienziato. Mi piace l'astronomia, ma sono ignorante. Eppure, un ignorante come me ha avuto modo di capire quanto colossali sono le castronerie di Sitchin. Basta ragionarci. Basta ragionarci un po' su. Ecco. E sembra sconcertante, vero, che poi uno abbia così tanto successo. In realtà è che la gente spesso compra i libri e secondo me non li legge, cioè o se li legge non li capisce. Oppure non ci ragiona sopra, non lo so, è difficile dirlo. Fatto sta che Sitchin è considerato, insomma, un autore molto famoso, insomma, su YouTube ci sono moltissimi. Moltissimi filmati su di lui. Eppure è sconcertante perché questa è una abissale. Scientificamente parlando, siamo ancora al Medioevo, ma neanche, ma credo che neanche nel Medioevo si sarebbero immaginati delle castronerie del genere. Allora, dunque, proseguendo, no, beh, a parte il fatto che poi il fatto che lui fa questa lista di re mitici, Alulim Alalgar, Enem Luanna, Enmen Galanna, Dumuzi Ensi Pazianna, ecco, tutti questi nomi sumerici, no? Che hanno vissuto molte migliaia di anni. Ora, c'è da considerare una cosa, che se voi andate a leggere i racconti mitici degli inizi di ogni civiltà, che sia la Cina, che sia l'Egitto, che sia Sumer, che sia la Bibbia, che sia la civiltà indiana, voi vedete che ci sono sempre dei sovrani divini, metà umani, metà divini, oppure veri e propri dei, che regnano sulla Terra all'origine per decine o migliaia di, de, decine di migliaia di anni, o comunque molto molto a lungo. È uno, gli studiosi paleoastronautica, diciamo quelli più fantasiosi, quelli che si lasciano andare più alle fantasie, hanno immaginato che questa sarebbe una prova che un tempo sulla Terra esistevano degli alieni longevi che hanno dato origine alla civiltà e sono stati i primi sovrani. Dunque, può anche darsi, perché un racconto è un racconto, ecco, e non si sa se è vero o no. Però voi bisogna tener conto di in che contesto culturale nasce un mito. Cioè, è naturale che ogni civiltà vuole dare una giustificazione divina alle sue origini, dire all'origine c'erano gli dèi, perché se dico all'origine c'era un pescivendolo, un povero contadino, ma viene a mancare la giustificazione sacrale di questa civiltà, che invece deve potersi giustificare di fronte al popolo con un'origine divina. E quindi è per questo è naturale che all'origine ci sia sempre un eroe, un signore divino, e non un pescivendolo o un pescatore. Comunque anche stavolta sono arrivato al tempo massimo e vi devo salutare. Ce ne sono ancora, sì, ce ne sono.